bisogno di aggettivi. È la città dei sostantivi e dei verbi. Lavorare e costruire, fabbriche e cuore grandi in sci. Ha voluto che la classica fiera risorgesse. 2 mesi fa questo era un luogo di macerie. 300 case costruttrici si sono messe al lavoro. 500 operai si sono rimboccati le maniche, hanno rinunciato alle giornate di riposo. Ore 9.41, sulla soglia della stazione si è affacciato un signore in bleu. In un attimo, il tempo di un applauso, Milano e il presidente hanno stretto amicizia. Il sindaco Greppi accompagnerà De Nicola nel tragitto verso la fiera. Poco prima, anche un altro sindaco aveva voluto salutare il presidente, quello di Trieste. Il nuovo stile d'Italia risponde veramente all'antico spirito popolare del nostro paese. Gli avvenimenti si svolgono senza pompa. Non occorrono coreografi patentati per inventare il cerimoniale. Le feste popolari dell'Italia d'oggi prendono subito un tono alla mano, spontaneo, sincero, come grandi feste di famiglia. Un semplice palco coperto di velluto rosso, pavesato di bandiere. Di qui sarà inaugurata la fiera, 24esima edizione, prima edizione repubblicana. Parla per primo Gasparotto, il presidente della fiera illustra l'importanza e le finalità di questa massima manifestazione economica italiana. È la volta di De Gasperi, i vincitori, dice, non soffochino questo rigoglio di nuova vita. Si inizia la visita alla fiera. Il programma prevede il giro di 11 padiglioni, un'impresa da podista. Per gli sportivi, una visita completa comporta un percorso di 12 chilometri. Ma quando qualcuno propone al presidente di abbreviargli la fatica, Don Enrico risponde: io sono venuto per vedere la fiera e la voglio vedere. Tra i padiglioni stranieri, De Nicola ha ammirato quello dell'amica svizzera. Dalla meccanica all'abbigliamento alle costruzioni aeronautiche, tutte le attività d'Italia sono presenti. Una mostra che parla chiaro, fra l'altro ci pensa questa antenna radio che non tace un minuto. Padiglione della meccanica, colazione d'onore. Forse nella sua Napoli De Nicola avrebbe fatto servire un piatto di spaghetti. Milano invece al risotto ha sostituito un consommé. Le aragoste pescate poche ore prima sono giunte in volo dalla Sardegna. Questi crostacei hanno imparato cosa sia il dinamismo milanese. L'ultimo espositore che De Nicola ha visto è stato un fabbricante di casseforti. Era logico, dice, che la visita si chiudesse con una serratura. Pomeriggio, Castello Sforzesco. De Nicola raggiunge la sala del Gonfalone dove il Consiglio Comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria di Milano. Ormai la folla che incontrerà lungo il percorso del suo corteo potrà a maggior ragione manifestargli quella euforica cordialità tutta ambrosiana. Si tratta di un concittadino, milanese anche lui. Nord e sud, Milano e De Nicola. Questa giornata celebra simbolicamente la profonda spirituale unità d'Italia. Il presidente risponde a tutti con un sorriso divenuto subito proverbiale. E il Ripulì. Palazzo della Prefettura. Nel momento stesso in cui il presidente vi fa il suo ingresso, il cardinale Schuster ha lasciato il palazzo arcivescovile. Scortato da staffette, l'arcivescovo viene a salutare il presidente di quella repubblica della quale ha veduto la prima alba nelle difficili e gloriose giornate dell'insurrezione. Fervida sera milanese, e lei, egregio vigile, sia indulgente per oggi. Non faccia troppe contravvenzioni. Ehi, in che giornata speciale!